In questo piatto di aperitivi, a parte salumi e formaggi, c'è la canapa in tutti gli elementi, giusto? Sì, troviamo la canapa in tutti gli elementi, abbiamo creato una serie di salse, creme e anche i tacos, i taralli e i grissini. Sono a base di oli, semi e farine di canapa. Canapa Caffè nasce proprio con l'intento di fare un progetto nutraceutico su tutto quello che è il discorso alimentare, perciò cureremo i nostri associati, insomma, con l'alimentazione. Oltre a quelli alimentari potete trovare tutti i prodotti a livello tessile e cosmesi praticamente, nonché poi sono liquidi per vaporizzatori contenenti praticamente CBD e anche liquidi oli al CBD e principalmente saponi e creme di tutte le linee italiane, insomma, che stanno lavorando la canapa in questo momento. Ho deciso di iscrivermi per sostenere questa causa, no? per rompere tutti i pregiudizi legati alla canapa, che senz'altro secondo me c'ha i suoi lati positivi. Abbiamo saputo che hai aperto questa associazione e siamo scappati qui, siamo venuti a vedere come funzionava, anche perché ci crediamo anche noi in questa causa. In questa stanza può entrare solo chi ha una prescrizione medica, chi appunto è in regola con l'acquisto del farmaco, quindi farà vedere che il farmaco ha una scadenza qui, per esempio 28 gennaio 2017, e questo è stato comprato in farmacia San Carlo. Quindi appunto abbiamo tutti i dati per capire che il farmaco è originale, è legale dal 2007 l'uso di cannabis terapeutica, ma i pazienti devono comunque nascondersi. Va a finire che un paziente, se va in giro con il farmaco, può rischiare di passare anche una notte dentro. C'era bisogno di uno spazio dove poter scambiare informazioni e dove poter utilizzare la propria terapia.